Chris Ravenna, mi sembra che il Parma abbia dimostrato di avere ancora fame a dispetto del traguardo raggiunto. Sì, abbiamo interpretato bene la partita, nonostante comunque la settimana prima avessimo raggiunto l'obiettivo, però penso sia una cosa abbastanza normale. Quando si va in campo si va sempre per vincere. Sicuramente ci andiamo con meno tensione perché avendo raggiunto l'obiettivo, però questo non significa che non si debba vincere le partite. Già nell'immediatezza della matematica certezza della vittoria del campionato, Ciccio Corapi aveva detto adesso due obiettivi, mantenere imbattibilità e pull scudetto, sono due strade significative da percorrere. Sì, diciamo che l'obiettivo principale è stato raggiunto, quello che era più importante. Adesso sì, cerchiamo di tenere l'imbattibilità, vediamo come va poi la pull scudetto, però lo facciamo tutto con la massima serenità. A proposito, la pull scudetto cosa può rappresentare anche in termini di confronto con altre realtà che potreste ritrovarvi già il prossimo anno? Ma ti vai a confrontare con squadre che hanno vinto gli altri gironi, con squadre che poi sicuramente più preparate rispetto a quello che abbiamo visto durante il campionato. Però so, sarà un banco di prova, sarà bello giocare queste partite, sarà una festa più che altro. Ecco, tra virgolette viene quasi da pensare che meglio che sia stata rinviata la festa promozione, ricordando la festa prima di Parma San Maurese e quella che è stata poi la prestazione quasi un bene, tra virgolette, meglio evitare le feste pure. Ma a parte gli scherzi, come arriva la squadra alla sfida di domenica? Ma ci arriva bene, dai, ripeto, quando vinci è bello, lavori con serenità, con entusiasmo, con allegria, quindi sappiamo che sempre mancano due partite, che dobbiamo tenere l'imbattibilità, comunque è un traguardo prestigioso, però fai tutto con più allegria, più serenità. Ecco, a proposito di allegria, ieri sera c'è stata una cena offerta dal mister, non so se ce lo puoi Sì, confermare, si è com'è appagato, andata? sì. Sì, era stata una cena offerta dal mister e siamo stati a Porto Venere, se non sbaglio, una bella serata tra di noi, c'era anche qualche tifoso, se non sbaglio, con la dirigenza, quindi ripeto, quando raggiungi l'obiettivo è sempre bello ed è giusto festeggiare. Ecco, in situazioni così viene a dire quasi forse una delle più grandi banalità del calcio, che però in questo caso credo che siano più che mai vere. Cioè è vero che il Parma, la forza del Parma è stata anche il gruppo quest'anno, nonostante magari qualcuno giocasse meno, giocasse di più, però insomma vedere non solo la cena di ieri, ma anche vedervi qua ogni giorno, anche in allenamento, si capisce che il gruppo è unito più che mai, forse è aiutato anche dalle vittorie, per carità. Sì, diciamo che quando si vince tante cose, no, passano, ci si passa sopra, però come ho sempre detto, credo che questa sia una squadra formata da buoni giocatori, che è fondamentale, ma anche da bravissimi ragazzi e abbastanza, diciamo, intelligenti. Quindi è stata sicuramente una forza, saper aspettare il momento giusto ognuno di noi. E capire che comunque quando si gioca in una squadra come il Parma che punta a vincere ci possono stare dei momenti dove bisogna sedersi in panchina e dare spazio a un tuo compagno. Senti, tu sei uno dei più esperti, hai giocato un po' dappertutto, in tutte le serie. Un modo per dire che sei vecchio, lo dico per questo. Volevo dire Giusto. questo. Non volevo dire questo. Volevo sapere invece come si affronta un torneo come la Pool Scudetto, perché se non sbaglio è uno degli obiettivi, a questo punto è un obiettivo dichiarato, però se non sbaglio, tu prima dicevi una partita che magari, sono partite in cui magari ti misuri con avversari più forti, si può considerare come un assaggio di Lega Pro oppure no? Ma sì, sicuramente perché sono squadre che hanno vinto e probabilmente rincontreremo l'anno prossimo, no? Poi dipende anche dai gironi che vai a affrontare. Però penso che sia, cioè la dobbiamo affrontare con la giusta determinazione, ma penso che sia la Puscoletto un premio a quelle squadre che hanno vinto. Quindi io la vedrei come delle partite importanti, però anche come un periodo, diciamo, delle partite di festa, di gioia da condividere tra squadre che hanno vinto il proprio girone. L'ho fatto l'anno scorso con Novara e l'anno scorso l'abbiamo vinto, però ripeto, ti approcci sicuramente con maggiore tensione, con minore tensione questo. Del Gubbio della San Benedettese sai qualcosa, conosci già qualcosa oppure ti sei fatto già un'idea oppure no?
No, qualche ragazzo lo conosco, gli attaccanti della Serie Brettese, tipo Titone, lo conosco bene. Qualcuno del Gubbio, anche perché con Zuppaldo, se non sbaglio, ci ho giocato nelle giovanili dell'Ancona, e anche il difensore Di Maio spesso l'ho incontrato l'avversario. Quindi penso siano Pure della. noi Sì. lo incontriamo da pensare tutti i giorni. Quindi penso siano due buone squadre, come una buona squadra la nostra. Quindi ripeto, giocheremo queste partite con gioia, con entusiasmo, sempre con spirito di sacrificio, cercando di vincerle come è giusto che sia. Senti, prima si diceva che fino alla matematica non si poteva parlare di futuro, adesso la matematica è raggiunta, però anche Di futuro non si non si parla di parla. futuro, c'è ancora questa barriera. Quali sono le tue sensazioni dal tuo punto di vista personale? Perché se io, come ho sempre detto, dovessi confermare un biglietto, io probabilmente lo porterei, però il mio giudizio vale meno di zero, quindi vorrei sapere il tuo di giudizio. Ma no, io credo che adesso la società farà le proprie valutazioni. Io penso che se chiedi ad ognuno di noi, tutti, no, vorrebbero restare a Parma per le strutture che ha, per la città, per tutto, per la società. E quindi per i tifosi. Quindi, e farebbe piacere comunque a tutti rimanere, anche perché si è formato un buon gruppo. Detto questo, bisogna capire poi le intenzioni della società, cosa vogliono fare, se vogliono dare seguito a quello che è stato fatto o cambiare tutto. Però penso che la società si sia già espressa che vogliono dare comunque seguito al gruppo di quest'anno, e quindi penso sia giusto così, Quindi però. al di là, diciamo, della, si può dire, retorica, no? Tu pensi di aver meritato la riconferma? Cioè, secondo te, che stagione hai fatto? Che Ma voto dai alla guarda, io ho tua fatto una stagione? stagione normale, non lo so, poi a me non piace darmi i giudizi, a me piace giocare, dare sempre il massimo, poi si può far bene o si può far male, quello dipende dalle domeniche, dai momenti della squadra. Però quello lo vedrà la società, se decide di tenermi, io sarò ben contento di star qua. Ecco, una domanda così per concludere. Si parla ovviamente presto, manca ancora un mese, forse anche un po' di più, prima di qualsiasi tipo di movimento di mercato, però si parla di alcuni nomi, di giocatori magari di categorie anche superiori, di Serie B, di Serie A, al di là dei nomi in sé. Un dubbio che quando noi commentiamo appunto questi possibili affari è il fatto che scendere di categoria e venire a Parma, comunque bisogna scendere anche con la testa giusta. Ecco, tu che hai fatto questo passaggio, tra virgolette, indietro dal punto di vista della categoria, ma non tanto della piazza, che consiglio ti sentiresti di poter dare eventualmente a questi giocatori? Qual è stata la difficoltà maggiore che hai incontrato? Ma no, io penso che quando un giocatore scende, come può scendere uno dalla Serie A per venire a Parma in Lega Pro, dalla B a venire in Parma, lo fa con la giusta causa, sa di venire comunque in una società che punta a vincere, a tornare nel calcio vero, e sa anche che va incontro a difficoltà legate a una categoria inferiore, dove magari trovi meno qualità e ci possono essere delle difficoltà. Però penso che quando uno sceglie di venire a Parma è cosciente di queste cose, quindi non mi sento di dare grossi consigli. Io l'ho fatto, sapevo che potevo trovare delle difficoltà, ma è stata una mia scelta.